Ciao a tutti da Gerardo Paterna per Realtor TV. Quest'oggi abbiamo in studio un ospite d'eccezione, abbiamo Mirko Frigerio di Refinance, a cui faremo tre domande su aste e crediti in sofferenza. Intanto grazie Mirko per la tua disponibilità. E grazie a te Gerardo, grazie a Realtor TV. Grazie. Allora, cominciamo subito, andiamo subito al sodo. Allora, come si muove, come opera in concreto una professionalità come la tua nell'ambito delle aste immobiliari? Assolutamente in una sola e unica operatività, conoscere le regole del gioco. Ti approcceresti mai a giocare a Monopoli senza conoscere le regole del gioco? Con te no. Fantastico. Conoscendo le regole del gioco vuol dire formarsi e informarsi. La nostra attività è in continua evoluzione e la nostra formazione non si ferma alla prima elementare o alle scuole superiori, ma prosegue sotto tutti i punti di vista che riguardano la giurisprudenza, che riguardano la materia del testo unico bancario, che riguardano le materie di economia e commercio, che riguardano l'informazione della conoscenza dell'attività immobiliare. Ti ricordo che tutto questo è un mercato che parte comunque dall'esecuzione immobiliare. Assolutamente è l'attività dell'agente immobiliare per eccellenza che va a risolvere problemi legati a persone che hanno necessariamente volontà di commercializzare o vendere un immobile e ne hanno l'esigenza. Bene. E la tua azione di informazione, no? Sugli agenti immobiliari, sappiamo che sei in giro sempre, sei itinerante, okay? Incontri tanti agenti immobiliari a cui fai informazione. Tutti questi incontri cosa ti stanno rivelando sulla preparazione degli agenti, sulla voglia di interagire con questo mercato? Innanzitutto una cosa bellissima. La cosa bellissima è che l'agente è uscito dalla sua agenzia immobiliare, che non è più il negozio dove entri per comprare una casa, ma è uscito perché ha capito che il vero mercato è fuori dai muri della sua agenzia. E questo è successo. E questo è fantastico. Successo. Questo okay. È fantastico, questo è fantastico. L'agente immobiliare oggi ha compreso perfettamente che per capire un mercato c'è bisogno di condividerlo con gli altri, e oggi più che mai la condivisione, e io insisterò sempre con il mio hashtag che tutti insieme nessuno indietro, dà la possibilità all'agente immobiliare che vuole formarsi e informarsi di mettere insieme semplicemente le caratteristiche di un agente immobiliare che ne sa un po' più di lui e di un agente immobiliare che con lui vuol condividere queste nozioni, a far sì che questo mercato diventi un mercato di futuri veri professionisti immobiliari, elevati anche a livello economico, perché un agente immobiliare o comunque un qualsiasi professionista che sa più dell'altro è giusto che venga retribuito in maniera superiore. Pensa al medico condotto e allo specialista in chirurgia. Certo. Quindi dici, questo mondo, il mondo delle aste, il mondo dei crediti problematici, può essere un'opportunità per gli agenti immobiliari? Io aggiungo, per essere ancora più incisivo, a condizione che siano preparati in materia e, ripeto, conoscano le regole del gioco, perché il contro di una qualsiasi nuova attività è l'improvvisazione. Okay. Purtroppo è passato il tempo del sansale di piazza, quello che due nozioni e basta. Sì. Oggi c'è necessità vera di conoscere l'argomento attraverso la nozione di cosa sto facendo. Non c'è più da sottovalutare la proprietà, non c'è più da sottovalutare le visure, non c'è più da sottovalutare il capire che non si telefona in banca per chiudere un debito, ma esiste un iter che va seguito e affrontato senza improvvisare. Ecco, il grosso problema di chi non emergerà sarà che vorrà improvvisare. Certo, è un po' costume italico quello dell'improvvisazione. Stiamo migliorando, stiamo migliorando, sì, stiamo ritornando un popolo di aviatori. Bene, bene, bene. Quindi, preparazione, chiediamo a Mirko, allora, qualora ci fosse qualche agente immobiliare interessato ad approfondire, diciamo, questa materia, come fa a mettersi in contatto con te per magari, non so, assistere a qualche sessione informativa o magari proporti anche qualche caso pratico da affrontare? Allora, per entrare in contatto con me è forse l'attività più semplice di tutto il mondo, basta trovarmi sui social. Basta trovarmi googolando il mio nome, oppure se volete scrivermi direttamente a mirco.frigerio@gmail.it è la mia mail personale, o mfrigerio@re-finance.it è la mia mail strutturale. Per entrare in contatto con me basta entrare in un social, basta entrare in Facebook, basta entrare in LinkedIn e si entra in contatto con me e con la mia struttura. Bene.
Grazie mille Mirko per il tuo intervento, grazie anche a voi. Da Gerardo Paterna per Realtor TV un saluto e ci vediamo alla prossima puntata con un altro ospite d'eccezione. A presto. Grazie.